Ciao a tutti, vi avevo detto che sarei tornato con la recensione di un fumetto legato al mondo 20th Century Fox Marvel, e però sono appena tornato dal cinema dopo aver visto Le avventure di Jim Bottone e volevo parlarvene, quindi rimanderò quel video alla settimana prossima. Presumo, tanto devo semplicemente registrarlo, l'ho già letto il fumetto in questione e vi ho già spoilerato che è un fumetto. E comunque, Le avventure di Jim Bottone, per molti di voi non dirà nulla questo film, anche perché non ho visto minimamente il trailer al cinema, né da altre parti. E ne sono venuto a conoscenza tramite un mio amico che, mi ha linkato il trailer da YouTube. Le avventure di Jim Bottone, tuttavia, mi ha incuriosito, dapprima dal trailer perché l'aspetto visivo, non mi era dispiaciuto, ma poi, perché è, la prima opera letteraria, infatti è tratto da, un libro per bambini del 1960, se non ricordo male, di Michel, scusatemi la pronuncia perché è tedesco, Michael Ende, celebre autore della Storia Infinita e per altri che conoscono Momo. La Storia Infinita, sapete, ha avuto la trasposizione cinematografica nell'84. 2 anni dopo ci fu anche la trasposizione di Momo, che ebbe poi nel 2011 una trasposizione a cartoni animati, un film animato nel 2021. Questo è il film tratto appunto dal suo primo libro, Le avventure di Jim Bottone, che in patria fu diviso in due, per una questione di lunghezza. L'autore, è un libro illustrato innanzitutto. L'autore, scrisse, il racconto di getto, ma la casa editrice preferì dividerlo in due per una questione di lunghezza. E il film è uscito nelle sale la settimana scorsa, tuttavia mi ha fatto un attimo curiosità il fatto che non è un film recente, o perlomeno non è un film di quest'anno, ma è un film del 2018, che ha già un sequel pronto e finito, uscito mi pare l'anno seguente, ma da noi è arrivato misteriosamente quest'anno, quindi suppongo che l'anno prossimo possa uscire il sequel. Non si sa, vedremo probabilmente quanto farà di botteghino. Mi informerò meglio su questa cosa qui. Comunque, tutto questo preambolo era giusto per darvi un'inquadratura. Di cosa parla il film? Il film è un'avventura fantastica ambientato in un universo fittizio, in cui il nostro protagonista Jim viene raccolto, o meglio, viene spedito erroneamente per posta in una piccolissima isola composta da 3 abitanti, la signora Cosa, Luca il macchinista, il re e c'è un altro personaggio di cui adesso mi sfugge il nome. Da qui inizia a crescere finché, per pura curiosità, inizierà un'avventura in compagnia di Luca e della locomotiva Emma in viaggio per il mondo alla ricerca di una ragazza scomparsa dell'isola di Ping. Quello che emerge dal film è un'avventura per tutte le famiglie all'insegna dei buoni sentimenti, all'interno di una cornice realizzativa molto efficace. Largo uso della computer grafica si nota, vi dirò, però è gestita molto molto bene e il risultato finale in questo universo favolistico rende il tutto accettabile. Quindi a un certo punto si nota questo uso eccessivo della computer grafica nella realizzazione delle location anche, però è una realizzazione combo perché c'è anche molto utilizzo e degli effetti prostetici e di Macchingegni, ok? Diciamo che la computer grafica va nei ritocchi della locomotiva e di altre piccole cose pratiche
ma viene usata tantissimo per i fondali e tutto quello che è il contorno. Però questo universo che è venuto a crearsi rende il tutto accettabile, non stona. Non è come vedere un film tanto budget in cui la CGI posticcia, stona all'occhio. E in più non è un film realizzato con tantissimo budget. Il regista, adesso mi sfugge il nome, l'avevo memorizzato fino a poco fa, Dennis Goinen, mi scuso. All'attivo uno dei suoi film famosi è il film L'Onda del 2008. Ne ha diretto poi un altro qualche anno dopo, che potrebbe ricordarvi a voi, diciamo che un po' più famoso, è Machinic Resurrection con Jason Statham. Sì, diciamo che il più memorabile è stato L'Onda perché all'epoca fece molto discutere. Io vi consiglio di recuperare questo film se avete famiglia o se amate comunque le avventure fantastiche. Può ricordare tanto di già visto, okay? Non è innovativo nella sua messa in scena né in quello che vuole raccontare. È anche molto veloce nel racconto. Il film dura poco meno di 2 ore, però vi dico che sono 2 ore che sono volate. Nel frattempo è comunque un film vecchio e ne sono uscite di cose molto simili. Può ricordare un po' anche Lemony Snicket, anche se non ha quel taglio umoristico, però diciamo che messa in scena ricorda un po' quello. Mi ha ricordato tanto anche una serie simile in Disney Plus, che adesso mi sfugge il nome, ve la linkerò qui, di cui sono uscite 2 stagioni, che tra l'altro mi sembra che siano dello stesso autore di Lemony Snicket, se non ricordo male, però potrei sbagliarmi, quindi prendetelo tra virgolette. Quindi niente, io non vi voglio dire di più, anche perché non c'è tanto da raccontare. Diciamo che la storia è molto semplice, ripeto. Però intrattiene molto, per un pubblico infantile sicuramente divertirà e farà sorridere, quindi consigliatissimo, anche perché ora come ora le sale sono piene di blockbusteroni e per i bambini c'è un po' poco. È vero che sta uscendo Cattivissimo Me 4, ma un'alternativa valida secondo me è questo film. Quindi se l'avete visto, se conoscete il racconto di provenienza o se avete curiosità, fatemelo sapere nei commenti. Io vi invito a mettere like e a condividere il video se vi è piaciuto e a iscrivervi al canale attivando la campanellina. Noi ci sentiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao!